Siamo stati sollecitati più volte a parlare del manto stradale sulla via San Giuseppe a Calino, dove a tratti è sgretolato e dove si trovano buche importanti. Ed effettivamente la strada non si presenta in ottime condizioni, avrebbe bisogno di una sistemata, soprattutto adesso che il traffico verso Isola Verde è destinato ad aumentare. La manutenzione delle strade non serve tanto ad offrire un aspetto migliore alla città, ma ad offrire una sicurezza in più. Con un selciato mal tenuto anche a bassa velocità, soprattutto le due ruote, scooter o bici che siano, i mezzi più usati nella bella stagione, rischiano, in particolar modo in caso di pioggia, quando le buche si coprono d'acqua e la loro profondità e quindi pericolosità viene nascosta. Messa male anche la strada che porta a Isola Verde, ma perché questa sia sistemata, la richiesta non va fatta al comune, ma alla proprietà. Anche le strade che portano ai nostri centri nevralgici non sono in buone condizioni, tutt'altro, basti pensare ad alcuni tratti dello stradone in Val d'Ario, sollecitato da traffico pesante, o la strada che porta all'ospedale in condizioni pietose, ma sono tante quelle che necessiterebbero di interventi pesanti. Qualche settimana fa sono state interessate da importanti lavori di asfaltatura alcuni tratti di vie cittadine. Probabilmente esiste una lista di interventi in base alla priorità, ai costi e alla disponibilità. Confidiamo che almeno le strade maggiormente trafficate vengano adeguate. Ma se ci chiediamo come mai dobbiamo cambiare così spesso il treno degli pneumatici dell'auto, forse guardando le condizioni dell'asfalto ci diamo una risposta. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia.